diciamo che è un problema di famiglia, una sorta di malattia di famiglia, quindi sono sempre stata appassionata di motori, auto e chi più ne ha più ne metta. Cioè da bambina, al posto che giocare con le Barbie, giocavo con le macchinine, ecco, quindi. Io faccio l'università di ingegneria del veicolo a Modena e ho deciso di appunto intraprendere anche un'altra tipologia di percorso che possa far vedere in modo diciamo effettivo e reale le cose che appunto sto studiando. Diciamo che è proprio stata una boccata d'aria fresca, nel senso che già solo il fatto di prendere su e andare via di casa e intraprendere un qualcosa effettivo, di fare con mano qualcosa, è stato penso la cosa più bella. Poi a maggior ragione ho trovato un bel gruppo che penso non sia del tutto sottinteso e poi soprattutto dei professori docenti molto alla mano e soprattutto con tanta voglia di trasmettere la passione e trasmettere il loro lavoro e la loro esperienza. Chi è appassionato di motori non può non piacere la sovralimentazione, però proprio a livello di nuove conoscenze, quello che abbiamo fatto stamattina in classe, parte elettrica, ibrida, è molto, cioè col fatto che è un nuovo mondo sicuramente è molto stimolante, soprattutto avere nuove conoscenze. Continuerò a fare le mie solite gare, continuerò a studiare sicuramente, però magari se ci sarà la possibilità di fare ovviamente il famigerato corso racing. Oddio, beh, il maxi sogno è quello di andare a lavorare in un team che però magari faccia, sì, parte rally, preparazione, diciamo. So che ci vuole sicuramente tanto studio, quello fame di sapere e va benissimo, però proprio il fatto di non mi piace stare dietro le quinte, mi rendo conto che preferisco fare, ecco. Poi se c'è la laurea in più, tanto meglio.